al mondo, diciamo, della fantasia, dei lungometraggi Disney, che hanno una loro nuova versione su delle pagine cartacee, sia disegnate da grandi disegnatori e sceneggiate legandoli alla sceneggiatura del film, sia attraverso dei fotogrammi. Poi ne parleremo ampiamente con alcuni dei nostri ospiti che sono già qua e poi altri che si aggiungeranno. Sorprese di ogni tipo e l'improvvisazione è quella ovviamente che ci lega, perché una scaletta vera e propria di solito la facciamo e poi i vari gradini saltano, ma ci siamo tutti quanti e per queste due ore parleremo di topi, di papere, di tutto di più. Sto anche cercando di lasciare un pochino di tempo a Don Rosa, che se vogliamo, già questo è il backstage, quindi non è ancora iniziato niente, non so se sentite la voce bassa. Diciamo che lo possiamo anche applaudire adesso, e anzi io lo farei, se siete voi. Ma ovviamente in qualche modo affogato nel bagno di folla delle dediche e dei disegni di poco fa, trova tra loro il primo momento di libertà per potersi un minimo rifocillare. Quindi insomma, vedete come. Allora, intanto presento chi è sul nostro parterre, cominciando da Lidia Cannatella, ovviamente conoscete come responsabile di Paperone nei tempi della Disney, creatrice di vari libri e vari progetti editoriali, tra cui forse quello fondamentale che è il celebre DAC, dove per la prima volta sono state riunite insieme le varie parti, i 12 capitoli della saga di Paperone e Paperoni, che adesso è nuovamente quello Federico Fiecconi, che tanto si prende l'applauso per lui, perché ci siamo. Ovviamente l'ha portato per farsi autografare direttamente. Sono passati 21 anni, sbaglio, una ventina d'anni buona da quando fu lanciato a Roma a una edizione romana di Expo Cartoon per il pubblico, appunto quando Don Del Rosa era ospite della Fiera di Roma, e poi è stato ristampato varie volte in varie versioni, ma la versione che invece ecco, una è questa, puoi sventolarla dorata come un lingotto, è vero, siete attrezzatissimi. Questa è praticamente la stessa, no, quella non è la stessa, questa, ma poi ne parliamo, non volevo anticipare troppe cose. Quella sembra una nuova versione, ma in realtà una nuovissima versione, perché è la versione che a Don piace, perché ha prima di tutto tutte le tavole integrali con parti che erano assenti nelle vecchie edizioni. Ha i colori in parte rifatti in base alle necessità, diciamo, dell'edizione americana. Posso dire delle cose in proposito, per esempio la divisa dei Mounties, delle guardie canadesi, sono diverse da come erano originariamente. La flotta navale statunitense dell'Ottocento, non so quando, ha i colori giusti. Il buckskin di Paperone e Paperoni, che è una pelle d'orso, del Paperone e Paperoni giovani, è marron beige, diciamo, e non rossa come la versione originale. Ma nello stesso tempo sono rimaste alcune delle caratteristiche della tipologia dei personaggi Disney che sono noti al pubblico italiano, prima di tutte la palandrana di Paperone e Paperoni. Mentre un'altra cosa fondamentale nella saga di Paperone e Paperoni, vale a dire la vecchia numero uno, è color silver, argento, niente a che fare con il creatore di Lupo Alberto, anche se si dice nello stesso modo, e non è dorata come invece nella prima versione. Ma questi sono soltanto alcuni dettagli, poi magari potrebbe essere oggetto di domande che se volete farle a noi, a Don, ma io non ho finito, quasi non ho cominciato a fare le presentazioni. Federico Fiecconi, esperto, no, già fatto, ma anche perché cura una serie di volumi per Panini legati appunto ai lungometraggi Disney. Probabilmente sarà lui ad avere l'ultima parola, facendo vedere anche delle clip filmate collegate alle pubblicazioni cartacee. Don Rosa, e ora che ha finito di mangiare si mette l'applauso mio. Dopo 12 anni è tornato all'anno di Costa, mettendoci molto del suo, stando sempre per 36 ore con un viaggio e cose del genere, quindi è veramente un eroe da questo momento, un eroe di Duckburg, direi. Alberto Beccattini, che
anche lui a 12 anni non era un comico, oltre ad essere l'esperto, che dire, tutte le volte dico che Alberto è il massimo esperto di fumetti americani in genere, striscio sindacale, comic book che abbiamo in Italia e chiaramente a livello internazionale. In questo contesto anche di fumetti Disney e di Funny Animals più generale, quindi è un'assoluta autorità a livello planetario e forse anche interplanetario, non sappiamo, ci sono. Oh, uno dei nostri amici che fa parte del nostro staff è Andrea Ippoliti, che anche lui sarà applaudito come un suo uomo. C'è la sua nona, il nono comico, se non erro. È diciamo, il nostro esperto di cinema d'animazione insieme a Nunziante Valoroso che è stato a qualche parte che poi verrà anche diciamo i cortometraggi e i lungometraggi se dovessimo fare una in particolare quelli statunitensi ma non soltanto insomma e last but assolutamente not least Valentina De Poli e adesso Panini che quindi non solo il topolino che è di quel in questo momento da ieri ha un'informativa sul comico diciamo ma anche un'iniziativa verde e interessante di quello perché oggi è il Green Day che bello. È la giornata della terra, l'abbiamo festeggiata stamattina con i bambini, c'erano tanti adulti, tutti questo pubblico meraviglioso davanti allo stand davanti allo stand di Don Rosa con grande pazienza questa mattina alle 10 e di lato c'era un laboratorio per bambini dedicato al green e quindi insomma abbiamo fatto proprio un percorso completo direi una bellissima giornata quindi per questo veste giusto noi non ci siamo messi la veste verdina ma insomma c'è cioè, solo fiocconi un po' verde non so sono un po' daltonico quindi non sono in grado di penso di essere vestito di verde anch'io. Allora, da che parte rifarci? Ovviamente volete sapere un po' di cose anche in modo diretto, quindi nemmeno alla fine, ma durante, se volete interloquire direttamente con Don, con voi, con i nostri ospiti, potete farlo con il solito metodo dell'alzata di mano, poi ci sarà una persona volontaria bravissima, forse io stesso, che porterò un microfono a domicilio per poi insomma, per sentire... le domande urbi e torbi, se si dice così, credo, penso. Allora, che dire di Don? È stato assalito, come avete visto, perché è stato già allo stand nell'area, vicino allo stand Panini nel corridoio. Don Rosa è nuovamente pubblicato in Italia dopo quasi 10 anni in cui le sue storie non apparivano, anche perché tutto lo stock delle sue storie è stato già pubblicato in Italia, anche se Don ha continuato a disegnare, a fare delle illustrazioni, in particolare per la casa scandinava Egmont, e poi alcune cose hanno continuato a uscire in altri paesi. Sulla scia di Karl Marx, la Don Rosa Library è una collana dove l'opera omnia è riordinata in ordine cronologico con note autografe, con curiosità, in parte restaurata, corretta, dove in versioni precedenti non fosse stata fedele. E un'opera del genere ha, questo è uno dei tomi che Andrea brandisce della versione americana pubblicata dall'etichetta Fantagraphics di Gary Groth, che allo stesso tempo pubblica anche Mickey Mouse di Floyd Gottfredson e ha pubblicato Karl Marx, che ancora sta continuando in volumi però di tipo antologico, non cronologico. Poi in Egmont, appunto Hall of Fame, ha già pubblicato alcuni volumi per tutta la cosiddetta Egmontlandia, la Scandinavia, in 3 edizioni, in qualche caso anche in 4 diverse, compresa l'Islanda, non vorrei dire bestialità, ma penso che abbia una lingua diversa dalle altre, cioè che non sia stata diffusa una dell'edizione degli altri paesi. E poi esiste anche una versione artbook, per così dire, dove sono state fotografate e riprodotte perfettamente le tavole originali, grosso modo nel formato originale in cui Don le ha create, dei libroni spaventosi, così come dell'etichetta che noi in Italia chiamiamo ITV o IW, insomma, come volete. Sulla scia di quello che è stato fatto per altri grandi autori americani come Harvey Kurtzman e gli altri autori di Mad Magazine, Wallace Wood, Will Elder, Jack Davis e così via.
e anche qualche autore italiano vicino, più vicino ai nostri tempi, anche disneyano, come Dave Stevens con Rocketeer, che forse avete visto, che è stato anche un film Disney a sua tempo. Allora, da che parte rifarsi? Io ovviamente ho Alberto come, come principale alter ego che ci può dare una mano e che cerca di tradurre anche a Don un po' di cose mentre le sto dicendo, e anche ci aiuterà in domande e cose del genere. Cosa dire a Don? Ovviamente il confronto con lui diretto è la cosa che interessa più a tutti. Va, Federico ci provoca. Io ho una provocazione per Don e vorrei comunicare una grande emozione. Siamo davanti a un autore che innanzitutto c'è un compleanno, mi sembra che qui di capire, che 30 anni fa, negli anni in cui per capirci nasceva, e ne parleremo più avanti oggi pomeriggio, la Pixar, quindi il massimo del digitale, c'era una rivoluzione nell'aria. Bene, quest'autore si innamora, cioè tira fuori tutte le emozioni delle proprie letture di ragazzo, e crea un paperone, come l'ha giustamente definito Alberto Beccattini, un paperone nuovo, sentimentale, che viaggia nel tempo, una nuova saga, un'avventura che ci sta facendo compagnia da 30 anni in una maniera straordinaria. Vorrei chiedere a Don, ecco, questo innamoramento, se ce lo racconta e se origina e se lo riesce a connettere anche con le sue radici italiane e con le sue emozioni personali, perché questo regalo di un paperone così emotivo e sentimentale non ce lo aspettavamo, ed è un dono che ha dato all'universo Disney, agli amanti dell'universo Disney, eccezionale. Don, come nasce questa tua passione? E io voglio sapere le origini, le tue radici, dopo ci hai raccontato le radici di Zio Polverone. Microfono, adesso andremo un secondo microfono, però per il momento usiamo questo. Only interested in Carl Barks. Well, that's a long quest. That's my quest. How did I get interested? Well, the story I've given in many interviews is I had one sister, I had only one sibling, who was 11 years older than I was, and she still is. But she was a comic book hoarder, not a collector, but like most kids in America in the 50s, she saved all the comic books she bought. And I never went and picked out comic books at the store for somebody to buy me. I just read my sister. She would give me a sack a week from her hoard of comic books. And of course, like everybody else in America. Sì. Ok, non sta dicendo in realtà. La passione non è per i paperi disneyani quanto per i paperi marxiani, ecco, voleva precisare perché c'è una sottile, ma neanche sottile differenza. Per quanto riguarda come è nata la sua passione per i comic books in generale, poi in particolare per gli altri disneyani, è che lui ha una sorella di 11 anni più grande che collezionava albi, quindi non era lui a comprarli, era una sorella che li comprava e poi li conservava, che non è così consueto, no, negli Stati Uniti. Oh, but like every other kid in America in those days, my favorite comic books that were published were Karl Marx's Donald Duck and Uncle Scrooge comics. And also Little Lulu. Those were good. It's harder to understand what's so ingenious about a Little Lulu by John Sandlin story, but it's easy to see for any kid to see what was great about Karl Marx and Donald Duck and Uncle Scrooge. So I grew up loving those. It's my favorite comics. So that's E allora lui in particolare lui si è innamorato ovviamente dei comics di Barks, di Karl Barks, di Donald Duck e Uncle Scrooge, che lui leggeva sulle testate della Delia, quindi Walt Disney Comics, via dicendo, anche di Little Lulu, che è un personaggio qui in Italia completamente sconosciuto, ma in America popolarissimo, di John Stanley, che ha un umorismo tutto suo, e Don ha detto non è semplice capire come ci si possa affezionare a Little Lulu, mentre è semplicissimo capire come ci si possa affezionare invece ai paperi di Barks. I guess it's just basically Karl Barks, the only reason I was interested in Donald Duck and Uncle Scrooge. Those were just the best comics that were published in the history of America outside of the EC comics, which I also And that's what I grew up on. I said, thank you now. I heard some EC talk going on. I grew up on my sister's Karl Barks comics and on her Mad magazine.
Quindi i suoi fumetti preferiti con i quali è cresciuto sono stati appunto i fumetti di Patrick di Barks e poi i sitcoms, cioè i fumetti dell'orrore della DC, che hanno fatto eco anche in negativo perché poi durante il maccartismo sono stati appunto bollati di corrompere la gioventù eccetera. Cioè, comunque lui è, grazie a sua sorella appunto ha potuto avvalersi appunto e leggere e crescere con questi fumetti. Sobre isso.